Il riferimento principale del progetto è questo libro di Santa Teresa d'Avila che si chiama Il Castello Interiore, il libro del 1577, in cui lei uh, divide l'anima dell'uomo in sette mansioni. È stata appunto una, una specie di romanzo visivo diviso in sette capitoli che si è sviluppato. In un tempo ampio e espanso, anche perché l'idea di partenza era quella di installare l'intera città, che poi è quello che abbiamo fatto. Ed è fondamentalmente una sorta di uh, struttura che dialoga con quella dantesca: nel senso che queste sette mansioni partono dalla prima mansione, che è quella in cui uh, diciamo, le prime, almeno le prime due, le prime tre, sono quelle in cui lei dice che. La differenza tra uomo e animale è ridotta al minimo, diciamo, è quasi indistinguibile. È un percorso dell'anima, non è un percorso chiaramente nell'aldilà, eccetera. È un percorso dell'anima che vede, come dire, nella preghiera lo strumento di elevazione. L'inferno era diviso in due parti. C'era la parte dei primi cerchi, che era l'inerzia. L'inerzia. Per noi era un elemento nodale perché nei fatti mi sono reso conto come anche nell'inferno dantesco non ci sono personaggi che compiono il male per il male. Terzo, Lucifero sul concetto di errore, dal punto di vista teologico, eh, Lucifero fa un... Uno sbaglio, come diciamo noi, uno sbaglio da seconda, da seconda media, infatti era molto divertente. C'era anche dell'ironia. Lucifero è un lavoro che ha fatto molta paura alle persone, però invece c'era l'ironia anche dentro, perché nell'ultima stanza, che era per me uno dei punti più alti del lavoro che ho fatto, tra l'altro con una uh, versione quasi letterale dell'immaginario dantesco, perché dentro questa camera dorata, che era la stanza di un bambino appunto che avrà fatto a, a forse le ultime classi elementari, la prima media. C'era un buco nel centro del pavimento che immetteva un tunnel verticale di una certa profondità in cui al fondo c'era il cielo rovesciato che scorreva. Perché nei fatti l'idea che c'era dietro era che compiuto l'errore di confondere la natura creata con la natura creante. Sappiamo che teologicamente l'angelo è una natura creata e tra l'altro non creante, a differenza della natura dell'uomo, dell che invece è anche una natura creata. Nei fatti, perché, come dire, si riproduce. L'angelo non si riproduce, quindi è soltanto una natura creata. Dio, invece, nei fatti è l'opposto, è una natura soltanto creante, non è una natura creata. È un errore teologico, ovviamente, elementare, però Lucifero effettivamente quando lo ha compiuto, lo ha compiuto quando era, come dire, ai primordi della storia e quindi era un bambino, probabilmente cioè era un angelo giovanissimo. Uh, e quindi ci sta che abbia fatto quell'errore, ci sta pure che abbia avuto la testardaggine di portarlo avanti fino in fondo, no? come ci racconta Milton. La, la quarta ritorno a casa, che era la spiaggia del purgatorio dantesco, era la salvezza, uh, la quinta, che era la montagna del purgatorio, era la verità, la sesta mansione, che era diciamo l'inizio del paradiso, il paradiso di cui Dante parla, che è... Uh, la pratica e la settima parte, la settima mansione che è il paradiso cui Dante non parla, che è quello appunto in cui lui uh, si arrende il linguaggio. Il linguaggio si arrende alla visione, ed era per sé l'illuminazione, e, e l'illuminazione in quel lavoro lì era piuttosto interessante perché appunto era l'arrivo nel cielo vuoto. Infatti finiva, eh, Terra dell'ultimo cielo finiva col precipitare di nuovo a terra, no? c'era questo appunto no? proprio questa differenza di, di, di piani, no? arrivavi in fondo alla chiesa, dietro l'altare, questa porta si apriva, era aperta e sotto, proprio su in basso, a un paio di metri sotto di te, c'era la casa di ritorno a casa, la casa della spiaggia del purgatorio, che era la casa dove evidentemente, poi l'ho fatto su di me ovviamente come sempre, era dove mi trovavo io, quindi la casa ricostruita non più esplosa in 4000 metri quadrati, cioè casa, la casa la casa normale, la casa dove viviamo, in ritorno a casa era era espansa in 4000 metri quadrati, con le stanze ripetute 13 volte, 14 volte, 24 volte. Uh, cioè diventava un labirinto terrificante, no? Il ritorno a casa è l'opera forse l'opera più bella che ho fatto nella mia vita, forse la più cattiva, la più veramente era quella che ti metteva la mano al collo. E tutti gli stessi mobili che avevo utilizzato, quindi tutta la casa era ricostruita dentro a 70 metri quadrati, tut, la vedevi in un unico colpo d'occhio, si era ricostruito tutto, uh, adesso potevi tornare a casa e non era più il luogo come dire, terrificante no, della salvezza: la salvezza è un luogo terrificante. La, la spiaggia è il purgatorio è il posto più brutto di tutta la Divina Commedia, dire, cioè dove veramente. C'è il terrore cioè, Dante solidarizza co con gli altri ma quando si ritrova nella spiaggia del, del purgatorio è veramente spaventato. Uh, e... E però appunto quando ci ritorni, quando torni a terra, quando ridiscendi e ritorni a terra dove in fondo appartieni, dopo che sei stato su, hai visto, allora. Puoi rivedere tutto, no? hai fatto l'allenamento allo sguardo, puoi ricapire tutto e adesso tutto non è più nemico, non è più minaccioso. Uh, rispetto all'apertura dei spazi col linguaggio. Uh Faccio una specie di strana analogia mista, uh, cioè l'apertura di uno spazio fisico in quanto apertura di spazio linguistico. Uh, proprio Forcella c'è un pezzo, una scena molto significativa nel film, uh, ed è la scena di Angelo, uh, Angelo, um, come è il di Angelo Angelo. Capuano. Lui è un operaio di una fabbrica che sta ancora dentro Forcella, queste piccole fabbriche che fanno borse, pelletterie, eccetera. Uh, lui è stato il primo in assoluto a darmi una mano dentro lo spazio. Uh, Angelo a un certo punto, a metà di de quel periodo, si fa, cioè, si fa riprendere, cioè, stava lì, l'abbiamo ripreso, l'ha ripreso Maddalena, uh, mentre parla con me dice, io quando sono qui mi, mi sembra di vivere un'altra vita, dice, se guardo fuori è la strada in cui vivo, no? lui guarda fuori dalla porta, se guardo dentro questo mi sembra un altro mondo e non c'era altro che il diaframma invisibile di una porta aperta tra un mondo e l'altro mondo, però questa porta era un dispositivo linguistico, cioè l'affermazione di un potere attraverso uh, le i proiettili, su cui era intervenuto un altro dispositivo linguistico, l'apertura della porta, la messa in discussione di una lingua con un'altra lingua, quella dell'apertura. il paradiso non ho idea di come sia, nel senso che è una materia che forse non mi riguarda soprattutto per quel che riguarda la dimensione trascendente. Però eh, mi pongo la questione di che cosa possa significare il paradiso nel campo che siamo abituati a. Uh, vivere quotidianamente allora il paradiso forse è semplicemente un luogo migliore in cui possiamo, possiamo interagire vivere eccetera mm. e, e così se cominciamo a rendere questo posto migliore attraverso la pratica forse mh, si, si, si possono sviluppare una serie di rapporti differenti che rendono migliore e come dire ci fanno evolvere verso la dimensione mh, diciamo di paradiso che in parte poteva essere, come dire, nominalmente dantesca, ma poi magari andava più nella linea della, della visione di Santa Teresa. Uh, perché il canto di Ulisse è il canto degli artisti? Perché in realtà il canto di Ulisse è il canto di chi si spinge verso la conoscenza, una conoscenza che va al di là del tempo della propria vita, no? cioè, l'artista è una persona che cerca di eh, aggredire, di, di catturare qualcosa che sta molto oltre ciò che può essere capito nel tempo di una vita e per farlo poi alla fine non vive la vita, ma l'opera d'arte è un dispositivo che entra in risonanza con il sentimento del tempo e quindi col sentimento del popolo. L'opera di Dante è questa cosa qua, cioè l'opera di Dante se voi ancora oggi a distanza di tutti questi secoli continuate a studiarla è perché non è il canovaccio di, un, di, un, di una come dire, espressione sentimentale, ma perché è una specie di meccanismo estremamente preciso. Che continua ad avere un senso, cioè continua a rappresentare esattamente, a tradurre esattamente, in modo che possa essere letto, un campo così complesso come quello dell'anima umano, e poi di insomma di, di, in parallelo, anche voglio dire, del rapporto di quel tempo specifico che aveva la società, la politica, eccetera, eccetera. Il poeta parla della verità, e la verità è esatta, e quindi la formula scientifica con cui lui costruisce lo specchio, deve essere esatta. La bellezza non è qualcosa che il poeta tocca, la bellezza è nell'immagine che lui cerca di riflettere. Quindi questo è il rapporto. Uh, per cui io vedo l'artista e il poeta sempre come una figura che si dedica alla conoscenza della realtà e alla sua restituzione, perché nei fatti, eh, lo vedi con Dante, stiamo parlando di una cosmogonia enorme inventata da, dal poeta. Con una unica ragione, cioè quella a un certo punto di rendere leggibile un complesso di significati enorme nel suo caso, cioè eh, anche lui non è che si è posto il problema di, di raccontare una cosa, un, un elemento, cioè ha preso tu, il tutto praticamente, tutto quello che poteva stare nella. Nella, nella vita di quel momento storico eccetera e ce l'ha ficcato dentro quindi eh, insomma si è dovuto dare da fare parecchio la scientificità dell'opera è quel pensiero che eh, inserisce all'interno della trattazione una serie di ganci eh, di oggetti utilizzabili Diciamo, uh, in cui la, 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 il, il lettore, l'osservatore, lo spettatore, il visitatore possono rimanere uh, agganciati. Beh. Dante cerca in un certo qual modo di uh, metterci di fronte, appunto, come dicevo prima, degli abiti che ci appartengono. Uh, e quindi li abitiamo, abitiamo Cavalcante, abitiamo tutti gli altri in fondo, qualcuno nei momenti, come dire, in certi momenti abita Paolo Francesca, che ne so, mi vengono in mente più, i più semplici, abita Pier delle Vigne, abita tutti quelli diciamo che, uh, qualcuno abita spesso Dante, Dante davanti a Catone, no? Uh, e è questo che fornisce Dante alla fine, una, una, una galleria di abiti, e quando tu mi hai fatto la domanda prima ho fatto il viaggio in tutti i regni sì ma l'ho fatto senza muovermi mai tanto più che nel, nel libro lo scrivo chiaramente no cioè io non, non ho fatto un passo in realtà ho fatto il viaggio dentro tutti i regni ma c'è stata una alle ultime pagine del diario le puoi, lo puoi recuperare facilmente è veramente una delle ultime pagine Riguarda, rileggendomi il diario questo l'ho scritto perché appunto stavo facendo l'edizione del libro e mi sono riletto tutto il diario e mi sono reso conto che tutto quello che avevo esperito in quei tre anni, che sono stati forse i tre anni più intensi della mia vita, io le sapevo già tutte quelle cose, perché le avevo già scritte nelle prime pagine. E, e, e fidati, sembrerà una roba, ma invece è stato per me scioccante. Cioè io avevo già in testa come fare tutte le opere, invece ci sono arrivato tre anni dopo, perché ero già dentro tutti i regni però non avevo compiuto il viaggio, è una cosa diversa, cioè ero immanentemente in tutti i regni, ma non ero il pellegrino dentro i regni. Um... Però voglio dire quando sei in un regno non vuol dire che appunto tu non ti porti dietro pure tutte le tentazioni, tutte le difficoltà che appartengono ai vari abiti che hai nel tuo guardaroba, diciamo, eh, interiore. E, ma infatti c'è un tema molto interessante che proprio è andato a, a, come dire, a, a definire, essere il paradigma, diciamo, di, che regolava il rapporto tra Dante e Santa Teresa. Perché Dante alla fine... Uh, crea un, un, un mondo in cui la posizione degli uni e uh, degli altri è um, eterna quasi sempre tranne che nel regno del purgatorio la posizione poi rimane eterna è quella invece santa teresa visto che parla dei vivi e non dei morti uh, dice che continuamente il viaggio all'interno delle mansioni è un viaggio costante, per cui si va dalla prima, la terza, alla quinta, poi si riscende alla quarta. Allora la domanda vera che tutti noi ci facciamo è qual è, ora che abbiamo visto tutta questa cosmologia, eh, qual è la nostra posizione nella cosmologia?